Forse è soprattutto un po' il pragmatismo delle mamme, ecco. Poi Ursula von der Leyen ha 7 figli. L'asse con la presidente della Commissione europea, costruito nel tempo, è stato più forte anche delle ragioni di parte che l'avevano spinta a malincuore a far mancare all'amico Ursula i voti dei conservatori. Io penso che Fitto e l'Italia, non Fitto, l'Italia abbia avuto una delega molto importante. La nomina di Raffaele Fitto come vice di von der Leyen con delega alle riforme e alla coesione porta a compimento una parabola iniziata 2 anni fa con la prima stretta di mano tra la neo presidente del Consiglio italiano e la donna scelta da popolari e socialisti per guidare l'Europa. Giorgia, non soutenir un second mandat de Madame von der Leyen. La risposta è stata nei fatti e l'ingresso del suo fedelissimo nella squadra guidata da Ursula von der Leyen è un risultato che divide Giorgia Meloni anche dal leader della Lega Matteo Salvini, suo vice a Palazzo Chigi, che in Europa resta dall'altra parte della barricata. La mia stima e il nostro sostegno come Lega e come gruppo dei patrioti a Raffaele Fitto per fare in Europa un buon lavoro. Nessun sostegno a Ursula von der Leyen, che ha fatto male per 5 anni. Pronto a sparare a zero sulla commissione, Fitto o non Fitto. Green Deal vuol dire che i 2/3 delle persone che hanno una macchina benzina o diesel fra pochi anni la dovranno rottamare. Per consentire al suo candidato di superare l'esame del Parlamento europeo, la leader di Fratelli d'Italia punta su una maggioranza trasversale ancora da costruire. Raffaele Fitto, esponente al Parlamento europeo di Fratelli d'Italia all'opposizione dell'allora governo di centrosinistra, votò Paolo Gentiloni. Da qui in poi si aprì un'altra pagina per Giorgia Meloni, che da leader di Fratelli d'Italia era partita dalle stesse posizioni euroscettiche di Salvini. Gli anti-europeisti sono quelli che hanno preso l'Europa delle patrie e dai popoli e l'hanno trasformata in un comitato d'affari di usurai. Adesso ancora di più la Presidente del Consiglio potrà continuare a criticare l'Europa, ma dall'interno, mentre Salvini, tagliato fuori dai giochi, avrà mano ancora più libera. Con Giorgia un ottimo rapporto, non solo politico, condividiamo quello che abbiamo fatto e quello che faremo nei prossimi 3 anni. Allora, vi devo chiedere brevità perché poi voglio andare da Nicola Campagnani.